parte. No, io non mi alzo. Buongiorno a tutti. Possiamo iniziare. Allora, prima di iniziare l'udienza, io vorrei leggere una testimonianza. Le dichiarazioni spontanee dell'imputato vengono fatte secondo le regole dell'udienza preliminare. Guardi, io la leggo e poi esco, perché non voglio. Quindi io inizio a leggerla, poi faccio lei. Mi dice il suo nome per cortesia. Cospito. Quindi lei è il suo Cospito. Io la leggo lo stesso, la leggo adesso, così poi esco. E dietro di lei c'è il suo Gai. Sì. Le dichiarazioni spontanee, le capisco, non sono consentite, quindi in questa casa, in questo momento. Guardi, poi il foglio glielo lascio, inizio a leggerlo. In un aspetto della mattina di oggi, in quelle poche ore, ho potuto aprire la parola, non può ampliare. Per una volta mi sono lasciato le spalle paura e autogiustificazione e ho sfidato il chiodo. In un'Europa costellata di centrali nucleari, uno dei maggiori responsabili del disastro nucleare che verrà. Non permetterò che mi agire per distogliere l'attenzione dal vero obiettivo dell'azione nel camicio di uno scemo assunto per il demone mass mediatico e giuridico fatto di elezione dell'ordine democratico, associazione sovversiva fatta da Ambora e sono nati quanti organizzatori che comprare ogni forma di autorità e costrizione organizzativa. Sono l'intimista perché vivo la mia oggi e non nell'attesa di una rivoluzione che seppure verrà, verrà solo dopo. Yeah.